Amici di The Games Machine, in pieno sbando da una settimana di colonia, torniamo però negli anni Ottanta, al tempo dei Goonies e dei bambinetti felici, con Crossing Souls, che io vidi 2 anni fa a Los Angeles, quindi vuol dire che non ricordo nulla di ciò che ho visto all'epoca, ma fortunatamente ci pensa il buon Davide a rinfrescarmi la memoria. Ed è il momento in cui mi si è riscaldato il cuore in questa Gamescom, un gioco che aspettavo da tantissimo. L'ultima volta appunto l'avevo visto alle 3 2 anni fa, con le note di Time Cop, un grandissimo, uno dei nostri DJ preferiti di synth pop, una roba molto bella. Comunque, Crossing Souls è un racconto generazionale, quasi un Bildungsroman adolescenziale, è una storia di formazione in cui si dimostra il valore dell'amicizia seriamente, quindi ritorna subito all'epoca dei Goonies. Siamo nel 1986, un gruppo di amici scopre sostanzialmente l'esistenza di queste pietre che attivano una dimensione parallela in cui cioè è come se fosse un varco temporale che per dire se lo attivassimo adesso a Colonia vedremmo i primi insediamenti oppure i feudi del 1200. E quindi sostanzialmente c'è questo, e le persone, non so se ci accorgeremo della differenza. Non lo so, neanche io lo so, soprattutto se ci fossero i cavernicoli lì uguale, nel gioco ci sono per esempio i cavernicoli. La cosa figa è che attivando questo questa dimensione alternativa si fondono passato e presente, e quindi ci sono queste persone che pensano di essere possono interagire con i vivi praticamente. Ed è questa è la meccanica principale del gioco, ma quello che vuole comunicare il gioco, ed è quello che ho giocato poi io, diciamo, la prima parte, è quella della costruzione del gruppo. Perché il senso dell'amicizia, come viene trasferito e raccontato dal gioco? In pratica ogni amico ha delle abilità particolari e uniche che ti permettono di superare una serie di ostacoli o semplicemente dei momenti di gioco. Stiamo parlando di un JRPG adventure in tempo reale che ricorda tantissimo sia un po' giochi alla Zelda, ma anche i classici giochi Devolver in pixel art d'azione. Ecco, quello cosa succede? Che ogni, per esempio, c'è il ragazzo, il Chris, che è il protagonista, che è quello, diciamo, più smart, più carino, più così, che c'ha la mazza a baseball e picchia le persone, oppure è anche quello più performante a livello fisico, quindi salta, si aggrappa e si arrampica. Poi c'è il nerdaccio che spara con la pistola laser e c'ha le scarpette con i propulsori e quindi può galleggiare nell'aria. C'è la ragazza che tutti quanti vogliono, la ragazza di cui tutti sono innamorati, però è il maschiaccio che vive una situazione familiare difficile, quindi fondamentalmente poi diventa il capo del gruppo, che ha questa frusta e c'ha può passare nel vuoto perché c'ha lo scatto. Poi c'è quello, il Big Joe, che è quindi il ragazzo corpulento che ha più forza, quindi può spostare gli oggetti, e quindi potendo cambiare in tempo reale i vari personaggi, perché tu controlli un solo personaggio e tutti quanti vanno dentro. Infatti la prima volta che succede questa cosa tipica dei JRPG, lui, Chris, fa oh mio Dio, questa cosa è molto strana. Gioca anche molto sul metalinguaggio. E comunque, per esempio, tu potendo utilizzare un solo personaggio devi superare una serie di ostacoli e devi cambiare a volo personaggio per sfruttare le abilità di tutti. In questo senso restituisce il senso dell'amicizia, ovvero l'unione fa la forza. Poi c'è anche il piccolo del gruppo che di fatto non ha nessuna abilità, e se tu premi il tasto abilità fa le puzzette oppure fa scoppiare le cicche, quindi una roba molto di classe, diciamo, però poi avrà un ruolo importante all'interno della storia. Quindi è un gioco che ti scalda il cuore per tutto il citazionismo, che non è mai buttato lì a caso, ha sempre un certo che di sensato, ed è un'avventura che ti porta in città, insomma, nei classici luoghi da sitcom americano, da film americano alla Steven Spielberg. I riferimenti a roba anche un po' più recente come Stranger Things o 8 mm sono davvero all'ordine del pixel, ed è un gioco che io aspetto tantissimo. Viene dalla Spagna, ha tutta una serie di animazioni stile Kid Videos ed è tanta roba, e quindi io sto già lì e sto già piangendo. Va bene, buone lacrime a tutti. Ciao.